E in questo venerdì a Serinfesta un grande ritorno, abbiamo l'orchestra di Luca Canali. Ciao Luca, benvenuto. Ciao Serena, ciao a tutti gli amici che ci stanno guardando da casa. Che bello essere ritornati qui, è la seconda volta che siamo qui. Da distanza quasi un anno, è vero. Però l'anno scorso è venuto da solo, quest'anno hai portato con te Ilenia. Ciao Ilenia, benvenuta. Grazie a tutti. Diciamo subito che Monia è a casa, la tua mogliettina che fa la nonna. È vero Luca? È vero, Moni è a casa perché abbiamo un nipotino e quindi oggi abbiamo portato la new entry per così dire, certo. Dell'orchestra, che è Ilenia, ormai però diciamo che fa parte della formazione, è ufficiale. Perché, e quindi, diciamolo perché a Striscia la Notizia hanno licenziato le veline, perché le hai tu. La bionda ce l'avevi già, l'hai sposata, però hai assunto che la mora, perché ci mancava Ilenia, giusto, voce femminile, esatto, dell'orchestra. Sì, quindi nuova formazione, abbiamo affrontato tutta l'estate, tutte le feste di piazza con questa nuova immagine. E per la gioia dei maschietti ha funzionato bene. Eh beh, ovviamente. Per la gioia di tutti invece, perché sono brave, brave cantanti. Esatto, poi il vostro repertorio veramente spazia, fa veramente divertire tutti, perché dai balli di gruppo ai classici, insomma, non manca niente. E poi ti ringrazio per questa lancia che hai spezzato a nostro favore. E, no, poi diciamo anche che quest'anno abbiamo festeggiato i 32 anni di attività con l'orchestra e insomma dobbiamo ringraziare tutti gli affezionati, tutti coloro che ci seguono sempre nelle nostre serate, e grazie a loro che ci danno la benzina per continuare. È vero. Tu ce le suoni sempre, vero? Ce le suoni sempre tu. Gliele suoni a tutte, vero Luca? Con il tuo sax. È vero. Bene, però c'è anche una nuova proposta, insomma, Luca Canali, formazione solita, serate sempre complete come voi sapete, ma abbiamo una novità, c'è la possibilità di proporre nelle vostre piazze, insomma tramite i carnetti spettacoli, il corpo di ballo. Come mai questa novità, Luca? Come è nata? Sì, è nata già da un paio di stagioni e d'estate abbiamo visto che funziona tantissimo, perché sai benissimo che siamo sempre alla ricerca di dare sempre di più al pubblico, certo, sempre più esigente, quindi abbinare il discorso dell'orchestra con anche il ballo è stata una formula vincente e una cosa che vogliamo proporre anche con l'agenzia spettacoli Carletti, e poi faremo vedere anche delle video. Certo, vedremo degli spezzoni delle serate. È uno spettacolo, dicendolo in breve, stringendo, dove l'orchestra suona e ad intervalli, 2-3 intervalli, entrano anche questo corpo di ballo senza mai fermare la serata, perché la gente continua a ballare. Certo. Quindi su brani e su canzoni tutte ballabili. E la forza proprio sta in questo. Che la gente, sono le ragazze? 5 ballerine. Ok, e ballano sul palco? Sul palco, esatto. Quindi la pista è sempre a disposizione del pubblico e chi vuole godersi lo spettacolo lo guarda e chi vuole ballare balla. Quindi perfetto, c'è un po' di è un bel abbinamento. Sì, e questa è una cosa che vorremmo proporre alle feste della prossima stagione. Sì, dunque mi raccomando, non prendetevi l'ultimo minuto, perché il calendario di Luca è sempre ricchissimo, fortunatamente, e se volete questa nuova abbinata, musica e spettacolo, se possiamo chiamarlo così, musica, spettacolo, ballo, prenotatevi, e sicuramente se volete informazioni noi siamo qui. Se volete immagini vi forniremo il DVD di questo corpo di ballo. Ha un nome corpo di ballo vero? Nori e le Miss Dance, queste sono Nori, le ragazze, Dance, il gruppo, e poi dopo vedremo anche dei filmati di, certo, queste ballerine. Le salutiamo allora queste ragazze che vi stanno accompagnando in queste serate, con questo è stato comunque accolto bene questa novità. Sì, molto, infatti è piaciuta. Abbiamo già delle richieste per la prossima stagione, per la prossima estate. È una cosa molto interessante. La cosa che funziona di più, lo ripeto perché è fondamentale, la serata non viene mai interrotta sul ballo, la gente continua a ballare, quindi certo, non è da considerare uno spettacolo dove si interrompe tutto. Sì, non c'è l'intervento del cabaret o la gente deve fermarsi, dunque non si raffredda, come dico io, continuano a ballare. Esatto, e proprio per questo non c'è neanche proprio l'intervallo nella serata, cioè c'è l'inizio e la fine senza mai fermarsi. Non c'è il famoso riposino. Non c'è. Io lo abolirei, infatti il riposino lo faceva ancora mio papà quando suonava 40 anni fa. Ne facevano 2, 3, 4. Mamma mia, erano sempre il riposino questi orchestrali, con la scusa. Invece adesso tutto d'un fiato fino alla fine. Bello, mi piace questa cosa, mi piace questa abbinata musica-spettacolo, perché come dice Luca bisogna sempre dare qualcosa di più e il pubblico è veramente esigente. Esce una canzone ieri e te la chiedono già
giorno dopo, subito. Ma è, penso sia giusto così, perché ci dà entusiasmo anche a noi, siamo i primi poi ad averne... Certo, insomma, ad aggiornarvi, insomma, dovete sempre anche voi avere lo sguardo verso il futuro, perché insomma la musica fortunatamente continua ed è sempre in evoluzione. Benissimo, allora oggi finalmente sentiremo Ilenia con la sua splendida voce, con un brano che tutti conoscete, però non vi svelerò il titolo perché sarà solo dopo la pubblicità. Rimanete con noi a Serinfesta, Luca Canali qui con noi, Ilenia. A tra poco!